Allora, la mia prima domanda è fondamentalmente che cos'è Elastic, com'è nata e a che punto è adesso per quanto riguarda le vostre attività interne, diciamo. Elastic è una società di consulenza, si occupa di progetti che hanno a che fare col digitale, diciamo che progetti di comunicazione che usano le tecnologie digitali come strumento fondamentale per essere realizzati. Poi in particolar modo ci siamo occupati in questi ultimi anni molto di innovazione e sostegno all'innovazione grazie alla partecipazione al fatto di gestire il programma di Telecom, diciamo, sostanzialmente per quanto riguarda tutti gli aspetti di comunicazione del progetto. Noi siamo un team piccolo, cerchiamo generalmente di fare progetti in cui non ripetiamo, ma facciamo sempre cose nuove. Questo è un vantaggio e uno svantaggio, è un vantaggio perché è molto più divertente. È uno svantaggio perché non puoi, diciamo, industrializzare i servizi e quindi poi non puoi fare, che ne so, mi invitami 5 kg di blogger per l'evento piuttosto che ho bisogno di mandare questo comunicato stampa e farlo uscire su X blog nel giro di 2 giorni. Queste robe qui abbiamo sinceramente più difficoltà a farle, siamo molto più, diciamo, portati a fare delle cose un po' più complicate, che però, diciamo, danno maggiore soddisfazione. Sapresti darmi qualche esempio di questo tipo di progetto? Ma guarda, noi abbiamo spaziato molto nel corso degli anni perché noi abbiamo fatto, appunto, oltre a Working Capital, gestiamo per esempio tutta la comunicazione di un ente che si chiama Ebitemp, che è l'ente bilaterale per il lavoro temporaneo, su cui noi curiamo la parte di comunicazione online ma anche offline. Poi abbiamo per esempio fatto con Aleni Ermacchi, che è un'azienda meccanica che produce addestratori militari, gli abbiamo fatto un progetto di comunicazione interna che era tutto basato su bacheche elettroniche, quindi gli abbiamo progettato la comunicazione, ma gli abbiamo poi anche realizzato gli strumenti con cui loro all'interno dell'azienda, dello stabilimento, distribuivano queste informazioni su dei monitor di grandi dimensioni. Quindi, come dire, l'oggetto di fondo è la comunicazione, l'importante è che ci sia qualcosa di digitale in mezzo, altrimenti diventano comunicazione tradizionale che possono oggettivamente, ci sono tantissime altre agenzie, sono in. E noi, e che siano appunto in alcuni casi progetti che all'interno dell'azienda spesso vengono visti come progetti particolari, di punta, innovativi, insomma, diciamo che non rientrano nelle cose che normalmente si fanno. Anche il fatto di mettere dei monitor, 40 monitor di grandi dimensioni, costruire un piano editoriale che consenta di pubblicare ogni giorno tra le 10 e le 15 notizie, formare i redattori, anzi il redattore in questo caso, fare un monitoraggio della percezione di questo strumento in un'azienda che di fatto non ha mai fatto interna, è stato un progetto estremamente divertente che ci ha dato tante soddisfazioni, oltre al fatto che ci ha per esempio anche permesso di vedere una cosa che generalmente chi sta a Roma e lavora con le utility della pubblica amministrazione, cioè i consulenti che stanno a Roma generalmente lavorano o con la pubblica amministrazione o con grandi aziende di servizio. Quindi anche entrare dentro uno stabilimento dove ci sono gli operai e quindi fare un progetto di comunicazione mentre tutti parlano di Enterprise 2.0 in un posto dove la gente non sta davanti a un computer, oggettivamente è una cosa interessante. Ecco, invece di farlo con la rivistina, con la newsletter, con il manifesto, diciamo col pezzo di carta come normalmente avviene negli stabilimenti, abbiamo trovato questa strada. Ovviamente l'innovazione dipende anche da chi hai di fronte, no? Cioè, quindi una cosa può essere considerata vecchia e non innovativa se sei con un ventenne strageek che c'ha tutto su Facebook, eccetera, come te per esempio. Oppure può essere, cioè dipende molto dal contesto e dall'interlocutore che tu ti trovi di fronte.
Qual è la tua definizione di Enterprise 2.0, quindi? Oh mamma mia, beh, portare all'interno dell'azienda, oggi sai, si parla di, la chiamano consumerization dell'IT, no? Cioè la chiamano la consumerizzazione, non so se esista questo termine italiano, dell'information technology. Fondamentalmente è questo, nel senso di portare le tecnologie, ma soprattutto le prassi che nascono attorno a queste tecnologie, i modi di fare, che tutti quanti sperimentano su internet, perché poi tutti noi utilizziamo Facebook, Twitter, bla bla bla, no? Cioè utilizziamo i social media, portarli all'interno dell'organizzazione, perché alla fine fare questo ha degli oggettivi benefici all'interno dell'organizzazione, delle aziende. Ce le ha soprattutto per quelle aziende che vivono e che hanno un vantaggio competitivo legato alla condivisione di informazioni. Quindi più è veloce questa condivisione di informazioni e più il know-how circola all'interno, e più queste aziende diventano resistenti, resilienti anzi, più che resistenti, e quindi sono in grado di competere in modo accettabile sul mercato. Questo è un processo non facile da fare, perché le aziende tendono ad avere delle strutture organizzative rigide, piuttosto rigide, gerarchiche, dove c'è un vertice che dovrebbe essere. Sono delle monarchie fondamentalmente, cioè c'è un signore illuminato che è l'amministratore, insomma, più una serie di dirigenti che loro sanno, e poi man mano che scendi giù sanno sempre di meno, diciamo, ed eseguono sempre di più. Ora, poteva essere vero nella fabbrica di Ford, forse era ancora vero negli anni 60, negli anni 70, sicuramente non è più vero nel 2000, perché anche in contesti di produzione, quindi poi dove materialmente si fanno degli oggetti, si producono delle cose, sono state negli ultimi 20 anni, 30 anni introdotte tecniche in cui le persone che fanno possono apportare il proprio know-how, la propria conoscenza e cambiare i processi grazie all'esperienza che hanno maturato. Questa cosa è ancora più vera nel momento in cui l'azienda si occupa di servizi, quindi di locali, in cui il cambiamento è molto più veloce, perché finché sono in alcuni contesti industriali, tipo appunto la produzione di aerei, diciamo, piuttosto posso ancora fare affidamento, diciamo, su una certa inerzia e su una certa lentezza. Quando sono nella produzione di cellulari, basta che guardi negli ultimi 10 anni come si è evoluto il mercato, per cui un signore che prima faceva computer diventa il principale produttore di cellulari, e quelli che erano considerati diciamo, il gotha della produzione dei cellulari nel mondo, i vari Motorola, Nokia e compagnia, si trovano in situazione di essere comprati da altri, assolutamente, questo nel giro di 2 o 3 anni. Quindi secondo te il discorso che si fa sulla degerarchizzazione delle aziende è di fatto già in atto? Lo è, allora, lo è soprattutto nelle aziende che si confrontano in modo molto forte con il mercato, perché è assolutamente vero che un'azienda deve comunque mantenere, come dire, poi una unità di comando nei momenti in cui, perché un'azienda ovviamente poi fa un servizio e lo produce in modo ripetitivo, no? Questa cosa è da esercito, no? Quindi bisogna farla, però contemporaneamente, diciamo, a questa struttura da esercito ci deve essere poi, come dire, il settore ricerca in qualche modo non può più essere considerato come una cosa esterna, come una cosa, come dire, in cui, ma sì, c'è uno scienziato da una parte che produrrà cosa, industrializzarla, ma deve essere sempre di più embedded all'interno dell'organizzazione. Ora, questo tipo di attività non è un'attività gerarchizzabile, non può e non deve essere gerarchizzabile. Il valore di questa attività, l'innovazione si fa solamente nel momento in cui io riesco a condividere informazioni, a condividere conoscenze, esperienze e a costruire stratificando. E si fa dal basso, in un rapporto da pari, nel senso che io devo anche avere una situazione di
che mi aiuti a condividere e che mi renda tranquilla la condivisione, cioè io devo avere fiducia di poter condividere le informazioni che io ho e il know-how che io ho con qualcun altro in un contesto positivo. In questo senso la gerarchizzazione non ha alcun senso, nel senso che non posso inserire, diciamo, un elemento caotico che mi produce novità all'interno dell'azienda in un contesto in cui c'è un generale, i tenenti, e poi scendere e scendere fino a che c'è il soldato semplice, insomma. Quindi, secondo te, quali sono gli strumenti che possono aiutare questo tipo di condivisione? Si parla di intranet 2.0 o qualcosa di diverso? Tutti quelli, allora è innanzitutto un problema culturale più che di strumenti, perché io voglio dire, ci sono tante aziende in cui mi è di in qualche modo passare o comunque di guardare quello che fanno all'interno, eccetera, che dicono: ma noi poi abbiamo i forum, noi poi abbiamo i blog interni, wiki e compagnia bella, dove però di fatto non esiste cioè, a me è capitato anche di vedere un'azienda cliente dove sì, c'hanno i forum, c'hanno tutte queste bellissime cose, perché un fornitore poi alla fine gliel'ha messo, che insomma non, ormai tutti ne parlano, poi sai, nelle aziende con le mode, no? Cioè, quindi non è che c'è stato il momento in cui tutti parlavano di qualità, poi c'è il momento in cui, non so, adesso tutti parlano di Enterprise 2.0 e quindi in qualche modo poi anche il fornitore, il vendor, no, te la vende la cosa di Enterprise 2.0, no? Per cui SAP diventa 2.0, Siebel diventa 2.0, cioè diventa Oracle, diventa 2.0, diventa tutto quanto, no? Cioè, basta metterci un'etichetta sopra. Il problema è che, per esempio, se tu dentro un'azienda utilizzi questa roba per condividere le fotografie, no, cioè, sì, bello, cioè, abbiamo una fotografia, meraviglioso. Cioè, se io invece non la utilizzo per condividere la mia attività lavorativa e per essere incoraggiato a costruire delle cose all'interno, ovviamente non ha un senso. Cioè, il fatto che Google ti dica tu puoi usare il 20% del tuo tempo per i tuoi progetti personali, non sta dicendo nulla di travolgente, non sta facendo nessun regalo ai dipendenti. Prima di tutto perché il 20% lo perderebbero comunque. Cioè, un'attività intellettuale, tipicamente le persone non lavorano il 100% del proprio tempo, non sono operative attive il 100% del proprio tempo, perché è fisiologico, cioè l'attività intellettuale ha dei pausa di riflessione, di ozio in qualche modo, no? E questo è così che funziona il cervello, quindi noi non siamo sempre operativi. Più facciamo cose operative, più le possiamo fare per un periodo di tempo lungo, più facciamo delle cose creative e meno questo accade. Allora, se io ti dico prendi il 20% e istituzionalizzo il fatto che puoi fare quello che ti pare, no? Fondamentalmente, ho dato una cosa, ti ho dato un messaggio, come dire, in cui dico: guarda, che quello che tu fai anche in quel tempo per me è valore. È un problema culturale, non è un problema. Poi lo strumento può essere pure i post-it accanto alla macchinetta del caffè, cioè non è questo il problema. È un problema di cultura, non di strumenti. Quindi, se non c'è cambiamento organizzativo dal punto di vista della cultura all'interno, posso mettere tutti gli strumenti che voglio, ma nessuno strumento mi garantisce automaticamente il passaggio da una certa cultura ad un'altra cultura. Posso utilizzare, questa è una cosa che normalmente chiedono a noi consulenti di fare, posso utilizzare lo strumento come grimaldello, ma devo volerlo fare, nel senso che ho la scusa di dire: mettiamo questo strumento nuovo e quindi posso fare questo tipo di operazioni che prima non facevo. Ma, come dire, è nel contesto di un disegno più grande, non perché io ti sto, perché appunto quello strumento è magico e quindi però farà accadere le cose.